Edoardo Giorgetti, campione italiano nei 200 rana, per noi è arrivato il momento, mentre qui vedete Alessia Filippi, aspettiamo soltanto qualche istante per vedere un podio che non vedevamo da tempo. Arianna Barbieri, Roberta Ioppi e poi Alessia Filippi a crescere nelle posizioni, a crescere anche sul podio. Alessia Filippi che è tornata titolata nei 200 dorso, una immagine che non vedevamo oramai da troppo tempo. Sì, aveva lasciato proprio nei campionati italiani di Riccione, quelli primaverili, con la vittoria nei 200 dorso, il suo percorso. Alessia Filippi, da quel momento la crisi si era aperta in maniera sempre più importante, anche perché andavamo ad abbandonare il campo nazionale per entrare in quello internazionale, dove il livello è ovviamente molto superiore. Per cui un bel ritorno da parte della Filippi al podio di quella che è stata la sua distanza di quando era giovane. La concentrazione della Filippi prima del via a partenza. Sì, secondo me in quello sguardo c'è tutta l'Alessia Filippi di oggi. Beh, sicuramente, ma anche nelle parole, nella, se vogliamo, nella distensione emotiva con cui si è raccontata ad Elisabetta dopo la gara, la apparente tranquillità e serenità con la quale sta ricominciando a costruire un atleta vincente. Questo che ci ha proposto Marco Spolletini era l'arrivo della gara, e questa è un'Alessia Filippi felice e super sorridente che sta per abbandonare il piano vasca. Anche noi ci stiamo per salutare, ma soltanto per una brevissima pausa. A tra poco.